Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di Eugenio Montale, facciamo alcune brevi osservazioni su certi aspetti delle sue poesie, di alcune poesie che abbiamo studiato. Vi ricordate che I limoni è una poesia che è stata scritta in antagonismo alla poesia La pioggia nel Pineto di Gabriele D'Annunzio. Quali sono i punti fondamentali di questo testo? Beh, innanzitutto abbiamo l'inizio. L'inizio dice ascoltami, D'Annunzio dice taci e Montale invece dice ascoltami. È una posizione diversa questa, perché se io dico ascoltami vuol dire che io ho qualche cosa da dirti e ti invito ad ascoltare le mie parole. Se invece io dico taci, devo poi aggiungere qualche cosa perché non so per quale motivo tu debba tacere. Per esempio, io potrei semplicemente dirti taci e basta. E quindi perché non voglio sentire la tua voce? Allora, tu devi tacere perché io non voglio sentirti parlare o tu devi tacere perché c'è qualche cosa da ascoltare? E se c'è qualcosa da ascoltare, chi parla? Chi esprime un pensiero? Nella poesia di Montale, cioè in questa poesia, è Montale che ha qualche cosa da dire. Nella invece poesia di D'Annunzio, non è D'Annunzio che ha qualcosa da dire, ma è la natura. Infatti lui dirà taci per quale motivo? Perché se tu stai in silenzio puoi ascoltare l'orchestra della natura. Quindi D'Annunzio invita ad ascoltare il linguaggio della natura che ha a che fare con la musica in questo caso e sembra un'orchestra e invita Ermione a stare zitta per questo motivo. Invece in questa poesia è proprio Montale che ha qualcosa da dire, non la natura. Quindi Montale ci presenta la sua visione, certamente sulla natura, esattamente come anche la poesia di D'Annunzio parla della natura, ma la presenta come proprio una visione personale, quindi dice ascoltami. Però prima di parlare della natura, Montale parla dei poeti, i poeti laureati, cioè i poeti consacrati come poeti istituzionali, diciamo così, i poeti che venivano riconosciuti come tali, come D'Annunzio, sono poeti, tra virgolette, di regime, perché D'Annunzio era riconosciuto all'epoca anche dal regime fascista come un poeta nazionale. Ecco, questi poeti che si staccano dalle cose concrete si muovono soltanto fra le piante dei nomi poco usati, Bossi, Ligustri o Acanti. Quindi dice che usano un linguaggio che è un linguaggio aulico e spiega poi subito dopo che invece lui preferisce le strade che riescono agli erbosi fossi, le pozzanghere mezzo seccate, i ragazzi giocano con le anguille, le viuzze, i ciuffi delle canne, gli orti, gli alberi dei limoni. Ecco, lui preferisce che cosa? Lui preferisce la natura semplice, della sua terra, che è la Liguria, i ragazzi che giocano, cioè insomma lui preferisce rimanere con i piedi per terra, quindi guardare la realtà concreta dell'ambiente naturale che lo circonda. Poi dice anche un'altra cosa rispetto ad Annunzio, c'è un'altra differenza. Qui dice che è meglio se le gazzarre che fanno gli uccelli, cioè tutto questo rumore che gli uccelli fanno quando sono, per esempio, quando ci sono le rondini che ritornano a primavera o d'estate, dice che è meglio se i rumori della natura, questi grandi rumori della natura vengono attenuati perché si possono ascoltare meglio i sussurri degli alberi, per esempio, quindi quei rumori molto più leggeri che è difficile distinguere in mezzo a una grande confusione. Qui lui contesta, tra virgolette, la posizione di D'Annunzio sul fatto che la natura sia una sorta di orchestra che
diciamo, suona addirittura delle sinfonie, un'orchestra dove ogni più piccolo elemento partecipa a questa grande sinfonia che poi il poeta naturalmente interpreterà, e qui ci possiamo collegare poi a Baudelaire con la sua poesia Corrispondenze. Ecco, invece Montale dice: ma no, a me piacciono gli odori che la natura ci presenta, mi piace sentire rumori più piccoli. Perché? Perché colui conclude questa strofa dicendo che qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra. Cioè, quando tu sei in mezzo alla natura così, semplicemente, che l'ascolti, ne percepisci l'odore, i profumi, i suoni più tenui, allora a quel punto sei tranquillo, sei in una situazione di tranquillità. Perché? Perché le passioni interne, i tuoi conflitti, i tuoi doveri, devo fare questo, quell'altro, un impegno qui, come faccio a risolvere questo problema, amo, non amo, faccio, non faccio, eccetera. Ecco, queste passioni che si divertono a fare la guerra tra di loro e la fanno dentro di te, nella tua anima, in quel momento lì, quando tu sei lì tranquillo, queste passioni tacciono, finiscono, e allora sei proprio sereno, sei proprio in pace. Quindi Montale ci dice che la natura per lui è qualcosa che ricerca per avere una tranquillità, mentre D'Annunzio la ricerca per esaltarsi, la ricerca per raggiungere degli obiettivi più elevati. La cerca per illudersi, anche se poi l'illusione, come spiega nella pioggia nel pineto, è una favola bella. Qui Montale invece non ci parla di favole, non ci sono illusioni. Qui dice che anche a noi poveri tocca la nostra parte di ricchezza, che è l'odore dei limoni. Quindi è possibile anche accontentarsi dell'odore dei limoni, e sembra volerci dire quasi che basta saper cogliere ciò che c'è di bello intorno a noi nella natura, perché tutto è bello nella natura, per poter essere tranquilli. E allora, Mi sto rilassando. Ma non so poi perché. continua. Scusate, qui ci sono 10.000 strumenti elettronici che tutte le volte che dico qualcosa intervengono. Qui, poi la poesia continua, qui abbiamo un correlativo oggettivo, scoprire lo sbaglio di natura, il punto morto del mondo, eccetera. Ne abbiamo parlato tante volte di questi correlativi oggettivi. Serve per trasmettere una sensazione, cioè ti sembra proprio in questi momenti di capire qualche cosa, di essere dentro un segreto. Stai così bene, sei così immerso nell'ambiente naturale, sei così sereno che, ecco, guarda, ti sembra quasi di avere capito il senso della vita, una cosa di questo genere. Poi però lo sguardo fuga dintorno, la mente indaga, eccetera, eccetera. I giorni, il profumo dilaga, eccetera, e ti sembra appunto di essere avvolto in un silenzio dove ogni persona, ogni ombra umana sembra qualche divinità dell'Olimpo, è proprio un paradiso quello in cui Montale si trova in questa situazione, anche se l'ambiente presenta dei poveri e semplici alberi di limone o delle pozzanghere addirittura, dove i ragazzi giocano cercando le anguille. Ma è sufficiente questo per avere l'impressione che le persone che si muovono intorno a te siano quasi delle divinità. Tra l'altro, poi voi pensate all'estate, quando c'è anche una canicola, quindi le cose si vedono, non si vedono, non che c'è nebbia, no? Il cielo è sereno, c'è il sole, però pensate all'afa di agosto, quindi le cose non si distinguono bene con i contorni netti. Quindi questo contribuisce ad alimentare l'impressione che Montale ci spiega di essere in una sorta di Olimpo,
dove l'uomo è quasi Dio, no? Ma non è il Dio della natura di cui ci parla invece D'Annunzio. D'Annunzio ci dice che loro si trasformano nella natura stessa, lui ed Ermione. Invece Montale ci dice: io sto bene in mezzo alla natura, mi sento a mio agio, mi sento nell'Olimpo, non io divento la natura. Ecco la differenza. La domanda: tutte e due si trovano bene all'interno della natura? Certo, tutte e due amano la natura, certamente, tutte e due la apprezzano, la considerano quasi una cosa sacra, certo, entrambi, però il punto di vista diverso è quello proprio rappresentato dai due soggetti, cioè da Montale e D'Annunzio. Sono loro che esprimono due punti di vista, due filosofie diverse nei confronti della natura stessa. Poi però Montale ci dice che alla fine anche questa è un'illusione. Perché? Perché il tempo ci porta nelle città rumorose. E certo, sei andato a trascorrere un pomeriggio in campagna, sei stato bene e dopodiché devi tornare. Quindi quelle famose passioni che si divertono a farti disperare, a crearti dei problemi, quelle ritornano: lavoro, non lavoro, cosa faccio, non faccio, prendo questa decisione, quell'altra, oddio, eccetera, e questo ritorna, perché sei richiamato alla realtà quotidiana. Allora, però, se voi notate, qui c'è scritto illusione. Ma anche D'Annunzio parla di illusione nella pioggia del Pineto. La favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude. Sì, però D'Annunzio parla di una favola, che sarebbe poi l'idea che si possa preservare la nostra bellezza, si possa preservare l'immortalità, si possa essere in sostanza come la natura. Ecco perché nella pioggia del Pineto D'Annunzio ed Ermione si trasformano nella natura stessa, perché loro ambiscono a mantenere per sempre le loro caratteristiche di bellezza, la loro giovinezza. E questa è veramente un'illusione, è proprio una favola bella. Invece per Montale l'illusione è un'altra cosa, cioè il fatto che se tu ti rilassi un momento in campagna, oppure anche in una situazione come la stiamo vivendo noi oggi, puoi uscire, fare due passi, magari hai il giardino sotto casa, riesci ad andarci, ti sembra quasi di aver fatto un progresso enorme, no? Però poi devi ritornare, ritorni in casa e ritrovi le stesse condizioni che hai lasciato prima. Quindi questo ritorno alla realtà fa cadere questa illusione. La vita non ci presenta una condizione permanente di serenità. Però non è una favola bella, non è una favola, è solo semplicemente un'illusione, cioè è il prendere atto del fatto che la vita ti presenta delle condizioni dove sei tranquillo e sereno e altre invece dove le passioni si divertono a farti la guerra, cioè dove devi affrontare dei problemi. E questa vita è una specie di altalena: alle volte sei tranquillo e sereno, alle volte sei preoccupato e angosciato, certe volte non dormi, certe volte i problemi ti assillano e certe volte invece improvvisamente, come per magia, spariscono. Però quello che è veramente un'illusione è il fatto che i problemi possano sparire. Perché? Perché comunque vivi e la vita ti offre sempre delle sfide, ti lancia sempre delle sfide, delle difficoltà, ti propone delle difficoltà, delle complicazioni e quindi tu la devi affrontare. Allora, però, dice Montale, dice arriva l'inverno, no? Quindi la luce si fa avara, amara l'anima, questa è un'allitterazione, vi ricordate che ne abbiamo parlato anche di queste allitterazioni, e dice che a un certo punto il sole si vede solo tra i camini delle case, quindi è proprio una situazione triste, una situazione così cupa, l'animo non è felice, siamo in inverno, però anche l'inverno passa, perché a un certo punto sei a Genova, magari cammini per
le strade centrali di questa città e tra un portone mal chiuso, quindi un po' aperto, dai una sbirciatina ed ecco che vedi nel cortile, la corte, il cortile, vedi il giallo dei limoni. E dunque a questo punto sai che ritorna la primavera, le trombe d'oro della solarità entrano nel tuo petto, quindi il sole è l'annuncio della stagione che sta arrivando. E siccome arriva anche questa bella stagione, potrai ritornare in campagna e quindi ritrovare la tua serenità. Ecco, allora, se noi dovessimo ancora dire qualcosa su questa poesia e facendo un confronto con la poesia di D'Annunzio, diremmo che Montale dice che alla fine la vita è fatta di tante cose. E queste tante cose sono tutte legittime, non dobbiamo illuderci che una di queste possa avere la prevalenza, cioè non dobbiamo illuderci che si possa stare sempre bene nella vita. E quindi una specie di altalena. Allora ci domandiamo, ma anche D'Annunzio pensa tramite questa poesia, La pioggia nel pineto, che la vita sia un'altalena, perché prima pensa di potersi identificare con la natura, di diventare parte della natura e poi dice che è un'illusione, quindi ritorna a essere umano. E la risposta è no, sono due cose diverse. Montale ci dice che questa dialettica della vita fa parte della vita stessa, ci sono momenti che si alternano. Mentre invece D'Annunzio ci dice che il trasformarsi nella natura, l'essere parte della natura, non è un'altalena. Cioè oggi non è che oggi sei dentro la natura e ti trasformi nella natura e sei un dio e domani sei un essere normale. Tu puoi, nella vita tu puoi pensare di trasformarti nella natura stessa e di illuderti che la tua bellezza, la tua giovinezza rimangano eterne. Poi dopo questa illusione finisce, termina e termina per sempre, non è un'altalena. Quindi Montale ci parla dell'altalena della vita, mentre D'Annunzio ci parla dell'altalena delle proprie illusioni, dei propri ideali, se vogliamo. E questa è i limoni. Poi non chiederci la parola. Non chiederci la parola è interessante, ve lo ricordo per questo motivo, perché lui dice che partiamo dalla fine anziché dall'inizio. Lui dice: codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Cioè, dice Montale, io non ho delle idee, degli ideali, delle ideologie, delle soluzioni da presentarti. Non lo so. Non so che cosa dirti in questo campo. Posso solo dirti che però io non voglio essere un certo tipo di persona. Non ci dice quale persona non vuole essere, ma lo immaginiamo. Montale era una persona retta, era una persona che aveva dei valori, era un artista, era uno che si metteva in gioco. Quindi possiamo pensare che lui ci dice che lui non vuole essere una persona che dia il cattivo esempio, una persona amorale, una persona che, diciamo, è attaccato, non so, solo ai valori economici della vita, oppure che si disinteressa del fatto che magari in una situazione come questa molte persone muoiono e sono in difficoltà, vuole essere una persona solidale con gli altri, vuole essere una persona che rispetta i sentimenti, che rispetta l'umanità, le caratteristiche dei suoi simili. Ecco, probabilmente lui ci vuole dire questo, ci vuole dire che non vuole essere una persona disumana, però non sa definire che cosa sia una società diversa, una persona valida, quali siano gli aspetti di questi obiettivi ideali, perché lui dice: io non so più che cosa sia un ideale. Allora torniamo all'inizio. All'inizio lui infatti dice: non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe. Il mio animo è informe, cioè io non so quale forma abbia, non lo conosco neanche io, e tu mi chiedi chi sono, mi chiedi che cosa voglio. E anzi, tu mi chiedi,
addirittura di darti delle risposte a lettere di fuoco. Io queste risposte non le ho, e men che meno queste lettere. Addirittura tu pensi che io possa fare la parte di un croco, cioè del fiore dello zafferano in mezzo a un polveroso prato. Ma guardiamoci intorno, guardiamoci come la società sta andando a rotoli. E tu pensi che io in questa società che va a rotoli possa fare il bello, possa fare lo splendido? Quindi, per favore, non chiedermi delle cose così nette e precise, perché io queste cose non te le posso dare e soprattutto non voglio fare la figura dello splendido, cioè del fiore dello zafferano in mezzo a un polveroso prato, e il prato polveroso è la società. E poi lui dice: ah, come per dire, guarda un po', ma come farà mai, no? Guarda, com'è possibile che ci sia qualcuno, l'uomo, che se ne va sicuro, tranquillo, lo scalcinato muro è come il polveroso prato, cioè la società nella quale viviamo. Cioè, ma come fai ad andartene in giro tranquillo e sicuro? Ecco, per esempio, a me c'è una cosa che adesso ha cominciato a dare veramente fastidio, ma proprio veramente fastidio, e sono le battute sul virus. Non altro tipo di battute, ma proprio quelle sul virus, perché il virus provoca morti e la gente sta male e noi siamo costretti a stare in casa. E io non all'inizio ridevo anch'io, ora non rido più quando ci sono queste battute sul virus. E anzi, mi danno proprio gente che si fa dei video, manda delle cose, cioè, lo trovo veramente fastidioso, lo trovo insensibile. E penso che sia una posizione proprio contraria a quello che Montale ci spiega in questa parola. Ecco, io oggi potrei dire che non voglio essere come queste persone, assolutamente. Voglio essere una persona umana che soffre perché mi dispiace, certe volte piango anch'io quando sento queste notizie, quando parlo con un amico che sta male. Ecco, io voglio continuare a essere così, non so che cosa sarò e cosa voglio diventare. Però certamente non voglio essere come questa gente. L'ultima di cui parliamo è spesso il male di vivere. Qui voglio dirvi solo due cose. Ricordarvi che questa poesia ha a che fare con Baudelaire, però è sbagliato dire che si contrappone a Baudelaire. Alle volte discutendo viene fuori questa cosa, no? Mi dite che questa poesia si contrappone a Baudelaire. Non è la stessa cosa dei limoni. I limoni sì, si contrappone alla visione che ha D'Annunzio, sono due visioni diverse. Qui no, qui sono due punti di vista che, come dire, rispetto a quello che noi abbiamo letto di una poesia di Baudelaire, che è Spleen, perché Baudelaire ne ha scritte centinaia di poesie, quindi dovremmo studiarle tutte per poter dire qual è la posizione di Baudelaire, qual è quella di Montale, eccetera. Quindi limitiamoci a queste due poesie, cioè Spesso il male di vivere e Spleen di Baudelaire. Ecco, lì dobbiamo dire che Montale ci dice che il male di vivere si trova intorno a lui, si trova negli ambienti che noi frequentiamo, nella natura stessa, per esempio il rivo strozzato che gorgoglia, cioè il fiume che si sta spegnendo, ma pensiamo anche all'inquinamento delle acque, dei fiumi, quindi a qualche cosa che anche l'uomo sta uccidendo nella natura stessa. L'incartocciarsi della foglia, questo potrebbe essere anche semplicemente l'autunno, cioè il passare da una stagione all'altra, è un po' come morire, passi da una situazione a un'altra. Anche la natura muore, le sue parti costitutive. Oppure, per esempio, il cavallo stramazzato, il cavallo morto di fatica o anche semplicemente di vecchiaia. Ecco, quindi lui dice che il male si ritrova intorno a noi, la sofferenza. E mentre Baudelaire dice che nella sua poesia Spleen, che la sua sofferenza deriva dai suoi pensieri. Poi noi sappiamo che i suoi pensieri sono anche il prodotto dell'influenza che la società esercita su di lui, questo certamente, quindi c'è un legame tra i pensieri personali, le
la situazione angosciosa che una persona può vivere e l'ambiente che lo circonda. Però Baudelaire, nella poesia Spleen, concentra la sua attenzione sul soggetto, sul suo vivere, e sulla sua psicologia, sulla sua anima, su quello che ha dentro di lui, sui suoi conflitti interni. Qui invece Montale ci dice qualcosa di diverso, ci dice che noi possiamo osservare che il male di vivere, cioè lo spleen di Baudelaire, si incontra osservando le cose intorno a noi. E sono vere entrambe le cose. Ve l'ho spiegato tante volte, vi ho fatto a volte, non so, l'esempio del bambino col gelato, un bambino di 3 anni che desidera questo famoso gelato e per motivi anche oggettivi, non certo per cattiveria dei genitori, non può gustarsi questo gelato. Ecco, per lui è una sofferenza, è un male di vivere, diciamo così, no? Quella giornata è proprio andata storta. E noi possiamo ridere di questa cosa perché in fin di conti è solo un gelato, ma per lui è un grosso problema. Ecco, quindi se noi prendiamo Montale, prendiamo Baudelaire, quello che mi viene da dire è che noi dobbiamo cercare di comprendere gli altri e il loro dolore perché non possiamo stabilire una scala assoluta di dolori, ma quello che le persone percepiscono. Certo, una pandemia, una guerra, provocano dei dolori anche assoluti, tra virgolette, no? Però noi dobbiamo rispettare le tragedie, le difficoltà, le ansie, le angosce di tutti. Qui Montale ci dice poi che appunto lui osserva le cose intorno a sé e soffre di questo, esattamente come noi soffriamo vedendo le notizie tutti i giorni, questo bollettino alle 18 della Protezione Civile micidiale, no? E soffriamo ovviamente. Allora lui dice: però io non capisco quello, cioè è difficile proprio capire come si fa a essere indifferenti in questa situazione. Forse l'indifferenza è l'unica soluzione, cioè la statua della sonnolenza. Una statua, pensate, che è ferma e per di più è la statua che rappresenta il sonno, cioè proprio già la statua è qualcosa di fisso, di immobile, di distaccato, proprio di estraneo, diciamo così, no? Per di più, se addirittura rappresenta il sonno, è il massimo del distacco. Oppure il meriggio, mezzogiorno, quando nulla si muove, tutto è fermo. Oppure la nuvola che se ne sta là in alto e poi sparisce. O un falco che gira sul mondo, lo vede dall'alto perché ha una vista, tra l'altro, molto acuta, però se ne sta così, a grande distanza, così distaccato. Lui esprime questi concetti per parlare dell'indifferenza e dice che questa indifferenza è un prodigio quasi quasi, una magia. Cioè, ma come fa l'uomo, certi uomini, no, diciamo, ad essere così indifferenti? E quindi ci colleghiamo con la poesia precedente, vedete, ah, l'uomo che se ne va sicuro agli altri, a se stesso amico. Cioè Montale ci dice, in sostanza, l'uomo soffre, certo che soffre, ma deve soffrire, perché se ha un lato umano, se ha un lato umano, esprime i suoi sentimenti, non può non soffrire, non può essere indifferente. E questo pone un problema perché la sofferenza fa parte della natura umana ed è difficile cercare di capire come questa differenza possa essere superata. E poi alla fine, per concludere, proprio potrei dire, cercare di rispondere a questa domanda che tante volte mi ponete, mi chiedete, così, ma allora è meglio da noi, e che io stesso anche ho posto a voi, no? Ma allora, come la pensa? È meglio Montale o meglio D'Annunzio? E io dico anche quello che tante volte voi avete detto, cioè si può preferire l'uno o l'altro per lo stile, per esempio, non lo so, a me questa poesia è piaciuta molto per lo stile, per il ritmo, e l'ho anche musicata e poi la cantavo anche con dei compagni di classe, l'avevamo anche musicata. Altre mi piacciono meno. Da un punto di vista dello stile, mi piace molto D'Annunzio. Preferisco sicuramente D'Annunzio come stile, come armonia e musicalità del verso. Però per riflettere preferisco Montale, perché mi fa pensare.
così e pensare è utile certe volte. Però D'Annunzio mi piace moltissimo perché certe volte bisogna esaltarsi, come no? Quando si è convinti nel fare una cosa e così nelle capacità magari che si hanno, ti viene bene un disegno, ecco, sai disegnare bene, sai, la gente lo apprezza, è una cosa bella, ma perché non esaltarsi? Perché no, qualche volta non vivere di favole, no? È bello anche vedere un film e pensare che il film finisca a lieto fine, che ci sia una bella storia romantica, perché no? Quindi direi che non posso fare stabilire una graduatoria tra i due, perché sono questi due poeti esprimono due condizioni che esistono, sono oggettive, con le quali l'uomo è confrontato. L'importante, secondo me, è che si sappia che alle volte le illusioni sono una favola bella e quindi ce le dobbiamo anche raccontare le favole perché no? È bello vivere un po' nell'immaginario e fantasticare. E poi bisogna scendere coi piedi per terra e guardare i ragazzi che agguantano le anguille. E rendersi conto delle sofferenze che ci sono intorno a noi. Ecco, io penso che questa altalena di sentimenti e di emozioni faccia parte dell'animo umano. Per questo entrambi questi poeti a me piacciono molto, come diciamo la poesia in genere mi piace, non tutti i poeti mi piacciono, però questi due in particolare, questa è la risposta che darei.